Una vera e propria cassaforte per conservare i campioni biologici, il sangue e i tessuti derivanti da donazioni che i pazienti fanno su base volontaria e con consenso informato, destinati ad aiutare la ricerca. È la criobanca ospitata al piano interrato dell'edificio Murri della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Politecnica delle Marche. Il taglio del nastro è avvenuto nelle scorse ore. Durante la presentazione è stato spiegato che la struttura servirà per testare nuovi farmaci e nuovi dispositivi diagnostici con l'obiettivo di sviluppare la ricerca scientifica, condividendone e conservandone i risultati e soprattutto nuove terapie personalizzate per tumori, specialmente leucemie acute, malattie rare e invalidanti, la cosiddetta medicina di precisione. Tra le linee di sviluppo anche quella nel campo della nutraceutica, mirata alla prevenzione e alla gestione delle malattie croniche, come il diabete mellito di tipo 2 e l'osteopenia. Marche Biobank è un progetto di ricerca collaborativo che nasce nella Regione Marche, nasce supportato dalla Regione Marche, ma è un progetto che non è solo un progetto di studio e ricerca, ma un progetto che all'interno della Regione vuole creare un'infrastruttura che rimarrà permanente e che sarà a servizio della Regione Marche, della sanità della Regione Marche, dei pazienti della nostra regione. La criobanca non è un semplice contenitore di campioni biologici, ma nella criobanca sono raccolti campioni biologici già caratterizzati. Per questa ragione il progetto ha a disposizione 3 laboratori ad alto contenuto tecnologico. Abbiamo chiamato questi laboratori laboratori diffusi. Il progetto mette in rete 3 università, 10 aziende e la Fondazione Cluster Marche. Il laboratorio diffuso dell'Università Politecnica delle Marche è una delle 3 postazioni di ricerca della nostra piattaforma Marche Biobank. Qui ad Ancona siamo dotati di 3 apparecchi molto sofisticati, il microscopio a cattura laser, il cell sorter e la digital PCR, che ci permettono di analizzare cellule singole da biopsia liquida oppure da biopsia solida, per poter caratterizzare al meglio le malattie rare ad elevato need dei nostri pazienti.